Va bene, allora iniziamo stasera un webinar del GIS Ambiente e Stili di Vita, coordinato con il carissimo Franco Lisi, che ringrazio perché ha organizzato praticamente tutto lui. E niente, è lunghissima la lista di relazioni che sono oggi presenti, quindi darei subito inizio alla prima, che dovrebbe essere età della donna e risultati della procreazione medicalmente assistita di Rinaldi. Rinaldi, ci sei? Ah, mi sentite? Sì, la Sì, sentiamo ancora. ora spengo il mio audio. il video è entrato in condivisione, si vede qualcosa Sì, oppure? ma non vediamo le sue slide. Ecco, adesso sì, se le Adesso le mette in vediamo, le modalità. vedo. Perfetto. Le vedete. Ok, va bene adesso? Si vede Sì, tutto? perfetto, sì, si vede tutto. Va bene. Allora, ringrazio gli organizzatori. Spero che con questa relazione dare un minimo di contributo alla discussione. Sono argomenti che chiunque si occupa di riproduzione assistita conosce, cioè il fatto che il declino della fertilità è qualcosa legato all'età, è qualcosa che più o meno chiunque fa procreazione assistita si trova ad affrontare quotidianamente e la problematica è aumentata progressivamente negli anni. Questa riduzione della fertilità in realtà è legata più all'invecchiamento ovarico che a quell'uterino. Sappiamo che la concentrazione di follicoli primordiali nella corteccia ovarica si riduce man mano che progredisce l'età. Un embrione a 8 settimane ha una riserva ovarica di 800.000 ovociti, a 5 mesi di 70.000 ovociti. Inizialmente era stato proposto uno schema bifasico della depressione ovocitaria legata all'età. Menchen e Fatti avevano identificato i 37 anni e mezzo come età soglia nella quale la perdita dei follicoli accelerava con una rapida diminuzione della capacità riproduttiva, anche se il ciclo rimaneva regolare. Successivamente Hansen, usando le tecniche più sofisticate di conto cellulare, ha suggerito che in realtà il calo dei follicoli ovarici avvenga in maniera costante durante l'intero arco della vita riproduttiva. In ogni caso, la diminuzione della capacità riproduttiva precede la menopausa di molti anni. La menopausa arriva quando qualche follicolo è ancora presente, un migliaio, però poi non ci sono più i cicli. Per dare una dimensione al fenomeno, ho riportato i dati del Registro Nazionale Italiano del 2019. Vediamo che la popolazione è suddivisa in fasce d'età, e i risultati si riducono man mano che progredisce l'età. Sopra i 40 anni c'è un calo importante, sopra i 43 anni un calo ancora più importante. I parti per periodo ovocitario sono 1,6%. Ho riportato anche i dati del registro australiano, perché il registro australiano suddivide le fasce d'età in maniera differente, nel senso che suddivide le età più grandi, 40-44 anni e sopra i 45 anni. E vediamo che in realtà, ecco, il cutoff dei 45 anni registra una diminuzione drammatica, lo 0,7% dei parti per ciclo iniziato, il che vuol dire che non è che non ci sono gravidanze, sono episodiche. Tutto questo in qualche modo è legato dunque alla riserva ovarica, che definisce il numero di follicoli residuo nell'ovaio di una donna in un momento determinato della sua vita. Donne della stessa età possono avere una riserva ovarica diversa fra loro e questo giustifica la variabilità dell'età nella quale si verifica la menopausa. L'aspetto qualitativo della riserva ovarica è un concetto più difficile da misurare in quanto è collegato proprio alla fertilità della donna, che resta un parametro di non facile misurazione. Che succede? Succede che alla fine della vita riproduttiva di una donna, quando la riserva ovarica, quindi quantitativamente è ridotta, giunga a maturazione ovociti di qualità peggiore per una serie di fenomeni che poi dopo cercheremo di osservare. Secondo la cosiddetta teoria della linea di produzione, che è proposta da Edwards già negli anni fine anni 60,
la cui età ovocitaria sarebbe stabilita nel corso della vita fetale. Gli ovociti geneticamente e strutturalmente più stabili sarebbero quelli migrati per prima nelle gonadi e verrebbero resi disponibili nei primi anni della vita riproduttiva, mentre gli ovociti di bassa qualità verrebbero utilizzati durante gli ultimi anni. Quindi l'invecchiamento anagrafico sarebbe associato a un contemporaneo invecchiamento qualitativo degli ovociti, con la conseguenza che queste cellule perderebbero in parte la loro capacità di essere fecondate e di generare embrioni. Quali sono alla base di questo peggioramento, gli aspetti alla base di questo peggioramento della qualità ovocitaria? Sono la compromissione della qualità citoplasmatica ovocitaria e l'aumento delle anomalie genomiche nucleari. Alterazioni età correlate alla formazione del fuso meiotico, dell'alignamento dei cromosomi, aumento del tasso di aneuploidia degli ovociti e degli embrioni nelle donne di età avanzata. Quali sono i fenomeni che possono spiegare questi peggioramenti della qualità ovocitaria? Allora, una delle strutture chiamate in causa sono i telomeri, che sono complessi proteine DNA che proteggono l'estremità dei cromosomi, mantenendo l'integrità del DNA. Durante ogni divisione del DNA, piccoli frammenti di DNA telomerico vengono persi. Anche i ROS possono accorciare i telomeri nelle cellule non in fase replicativa, con meccanismi diversi, tipo enzimatico. Gli ovociti, come sappiamo, non vanno incontro alla divisione cellulare, ma i loro precursori, i loro ovoni e cellule germinali sì. Inoltre, la telomerasi, l'enzima che è responsabile del mantenimento della lunghezza dei telomeri, quindi quella che in qualche modo aggiusta i danni che si verificano, rimane inattiva negli ovociti e negli embrioni fino allo stadio di blastocisti. Quindi gli ovociti sono dotati della lunghezza dei telomeri stabilita nelle prime fasi di sviluppo delle cellule riproduttive. Inoltre, il periodo di tempo più o meno lungo tra la vita fetale e l'ovulazione espone i telomeri ovocitari agli insulti ai ROS senza possibilità di riparazione, perché la telomerasi si attiva solamente allo stadio di blastocisti. Allo stesso modo anche l'instabilità ed accorrelata del DNA mitocondriale può alterare la competenza ovocitaria. Un ruolo importante sembra essere determinato dallo stress ossidativo. Nell'ovaio le specie ossigenate ROS sono implicate nella regolazione della crescita e maturazione ovocitaria, nella meiosi, nell'ovulazione e in molti altri processi fisiologici. Durante la crescita del follicolo, l'aumento di produzione di steroidi porta all'espressione del citocromo P450, portando alla formazione di ROS. Contemporaneamente, l'aumento della selezione del 17 beta-estradiolo, sempre nel follicolo in sviluppo, innesca l'espressione della peroossidasi CAT, portando a un equilibrio dinamico tra ROS e antiossidanti. Uno stato di stress ossidativo nel microambiente ovarico può causare danni attraverso differenti meccanismi, come l'aumento dell'apoptosi nella cellula granulosa, l'accorciamento dei telomeri, alterazioni meiotiche negli ovociti, disfunzioni nella funzionalità del corpo luteo, accelerando il processo di invecchiamento ovarico. Questa è una diapositiva tratta da una bella review di Ian della recentissima, che più o meno sintetizza i vari danni legati allo stress ossidativo e ai danni intracellulari, che sono danni all'integrità del DNA, alla lunghezza dei telomeri, alla sintesi proteica, alla composizione del fuso meiotico, alla frammentazione, alla segregazione anomala dei cromosomi, DNA mitocondriale e alterazioni ossidative delle cellule dei lipidi di membrana con alterazioni della membrana. Questo a livello intracellulare. Allo stesso modo, danni ovarici sono sempre collegabili allo stress ossidativo, quindi angiogenesi patologica a livello dei vasi dell'ovaio, congestione edema e iperplasia interstiziale, apoptosi e arresto meiotico degli ovociti, aumento dei ROS a livello del fluido follicolare, apoptosi della cellula granulosa e alterazione della sintesi steroidea, e atresia e crescita alterata dei follicoli e disfunzione del corpo luteo. Sempre lo stesso autore, ecco, sintetizza quelli che sono i vari fattori che vanno, parte dei quali poi verranno esaminati successivamente dagli altri colleghi, che vanno a agire a livello
a livello dello stress ossidativo. E l'età è, come vediamo, il principale fattore, perché è legato a una riduzione delle gravidanze, dei tassi di gravidanza, un aumento a una riduzione del sistema antiossidante, danni del DNA, disfunzioni mitocondriali e danni a livello del biomarcomolecole. Tutti questi altri sono danni che vanno sempre, altri fattori che vanno ad agire sempre a livello dello stress ossidativo. Io qui faccio una piccola digressione, perché leggendo questo articolo, mi ha colpito l'aspetto della superovulazione. L'ovulazione è associata normalmente a un rapido aumento dei livelli infiammatori di stress ossidativo. Pertanto, un possibile ruolo dell'induzione multipla dell'ovulazione nella genesi del danno ovarico da stress ossidativo è stata ipotizzata ed indagata. Questi sono tutti lavori abbastanza recenti. Perez ha individuato una riduzione significativa degli antiossidanti nel liquido follicolare di donne sottoposte a induzione multipla dell'ovulazione rispetto a donne sottoposte a PMA sul ciclo spontaneo. Il danno allo stress ossidativo sembrerebbe anche collegato al numero di cicli di stimolazione cui si è andato incontro, per cui i marker si danno allo stress ossidativo, riduzione degli enzimi antiossidanti, sarebbero stati osservati nelle ovaie, nei follicoli di pazienti dopo il terzo, quarto o quinto ciclo di stimolazione rispetto ai due primi cicli di stimolazione, con una concomitante compromissione della qualità embrionaria, dei tassi di impianto e dei tassi di gravidanza. Anche questo, vediamo, è un articolo recentissimo del 2021. Studi su modelli animali sembrerebbero confermare questo danno ossidativo indotto dalla induzione multipla, causata dall'induzione multipla dell'ovulazione. Niel ed altri hanno indotto continue superovulazioni ai topi, osservando un aumento del danno ossidativo e dell'apoptosi ovocitaria. La ripetizione di superovulazioni ai topi ha aumentato il numero di anomalie mitocondriali, ridotto il numero di follicoli primordiali, ridotto i livelli di MH e ostacolato il corretto sviluppo embrionario. Ora, dal punto di vista clinico, peraltro, l'osservazione di Ma, quella sui danni da induzioni multiple dell'ovulazione nella donna, sono peraltro osservazioni solitarie, nel senso io non ho trovato altri articoli a proposito, mentre tutti gli altri studi passati, clinici, che indagavano su eventuali riduzioni della risposta ovarica dopo stimolazioni ripetute, non hanno mai rilevato riduzioni della risposta, sia nelle pazienti infertili, quindi nelle popolazioni di pazienti infertili, che nelle donne indotte nell'ambito di protocolli di donazione ovocitaria, che vanno facilmente incontro a due o tre cicli di induzione dell'ovulazione. Per cui, diciamo, è un campo probabilmente interessante approfondire. E potrebbe essere responsabile di quei fenomeni che raramente nell'esperienza clinica, almeno io ho osservato, penso anche gli altri colleghi, cioè che i pazienti a un certo punto cominciano a rispondere peggio, pazienti nelle quali la riserva ovarica verrebbe rimasta immodificata rispetto a prima. È interessante il discorso dell'accorcente dei telomeri e quindi delle problematiche ovocitarie, che sarebbero, secondo Keith, nient'altro che un meccanismo evolutivo che serve a impedire alle donne di età avanzata possano concepire. Per quale motivo? Per i rischi per la salute della donna e anche del prodotto del concepimento legato a una gravidanza in età avanzata. Questo perché sappiamo che l'età ideale per iniziare una gravidanza sarebbe intorno ai 20-24 anni, mentre invece nella maggior parte dei paesi occidentali questa età è stata procrastinata nella terza decade di vita o anche oltre, per motivi sociali, e quindi causando una riduzione di quello che è il potenziale riproduttivo strettamente legato all'età. Quindi il caldo risultati legato all'età è da imputare principalmente all'invecchiamento degli ovociti. E sempre per affrontare il discorso, visto che il discorso era quello del caldo risultati in relazione all'età, ho voluto vedere un pochettino qualche dato anche per quel che riguarda l'ovodonazione. Esiste una correlazione fra età della donna e risultati nell'ovodonazione? Quali sono i fattori che sono chiamati in causa, visto che gli ovociti, per definizione, sono ovociti che sembrerebbero il principale determinante del calo della fertilità nelle donne? Gli ovociti sono ovociti che vengono donati a donne giovani. Anche qui un attimo
alcuni dati tratti da registri per un'idea. Vediamo che questo è il registro nazionale australiano, vediamo che i risultati che il registro nazionale australiano, i parti per ciclo iniziato si riducono sopra i 45 anni, anche se in maniera non drastica. E allo stesso modo, questo è un lavoro che analizzava i risultati delle meteorologhe negli Stati Uniti studiando i dati del registro nazionale dal 2008 al 2010. Anche qui vediamo che i risultati, sia in termini di gravidanze per ciclo iniziato, sia in termini di parti per ciclo iniziato, sono abbastanza costanti fino ai 44-45 anni. Dopodiché c'è un lieve calo viene registrato. Quindi sembrerebbe che nelle donne d'età avanzata si osservi un leggero ma indiscutibile calo nei risultati clinici dell'ovodonazione. Anche qui, poi l'esperienza clinica dei singoli colleghi, vediamo se è la stessa. In una review del 2008 di Soares ed altri, sui fattori clinici chiamati in causa la riduzione dei tassi di impianto nei cicli di ovodonazione, l'età era indicata come uno dei fattori determinanti, a parte il fumo, l'obesità, l'idrosalpinge. Il cutoff era di 45 anni, quindi l'età superiore ai 45 anni. Probabilmente l'impatto sulla recettività endometriale è stato valutato anche, precedentemente era stato valutato l'impatto sulla recettività endometriale in alcuni lavori molto eleganti, quelli classici nei quali ovociti provenienti da una stessa donatrice venivano condivisi fra recipienti di diverse età. In questo modo la qualità ovocitaria era omogenea per i due gruppi di età. Sono lavori prima del 2000. Purtroppo il campione di pazienti esaminato in questi lavori era comunque ridotto, quindi l'impressione che potesse esserci una riduzione nelle donne di età più alta è difficile da confermare considerati i dati, considerato il campione ridotto. Tra le cause di questa riduzione di recettività probabilmente vanno ascritte le modificazioni istologiche, ultrastrutturali e biochimiche analoghe in quelle osservate in modelli animali, con riduzione dei recettori per estradiolo e fenomeni di angiosclerosi stromale, con conseguente riduzione della perfusione miometriale. Quindi il danno sarebbe principalmente uterino. Va detto che, a onore del vero, che nessuno di questi lavori, report o considerazioni, viene considerato il fattore età paterna. È logico ipotizzare che l'età dei partner maschili, donne sottoposte a ovodonazione in età avanzata, sia generalmente più elevata, anche se poi non è almeno dal punto di vista statistico. L'influenza dell'età del partner maschile sui risultati della PMA, anche questo è tuttora oggetto di discussione, ma sembrerebbe avere comunque un certo ruolo. Ci sono delle evidenze a favore. Per esempio ci sta questo di francese tratto su dati del registro nazionale francese, questo lavoro sempre molto recente sullo sviluppo embrionario dei trattamenti FIVET e trattamenti di fecondazione in vitro dell'età maschile e questo recente review di human reproduction sull'aumento del rischio di aborto spontaneo in caso di età paterna avanzata. Allo stesso modo però ci sono anche evidenze contrarie in modelli di ovodonazione che non. Per cui diciamo possiamo considerare che l'argomento sia ancora sotto discussione. Allora, quindi diciamo che per sintetizzare i dati dei registri nazionali, perché i DAS sono basati su dati ampi, probabilmente su esperienze differenti a seconda dei vari centri, però danno un'idea di quello che è l'andamento, il trend dei risultati. Quindi in questi dati si osserva un indiscutibile calo di quelli che sono i risultati clinici dell'ovodonazione, che solo in parte può essere ascritto a cause differenti dell'età o concomitanti, come può essere l'età paterna avanzata. Ecco, io ho finito, spero di avervi dato qualche spunto più che altro di riflessione su questo argomento. Grazie. Beh, grazie. Passo subito la parola alla seconda relatrice. Franco, sei d'accordo?
Io sono d'accordo, però le moderazioni e le parole le danno i provokers, falle dare a loro, dai. Noi facciamo le conclusioni finali. Ok. C'è il dottor Manna e il dottor De Dominicis che fanno un po'. Va bene? Tanto piacere. Okay. Piacere di vedervi, piacere di partecipare. Grazie, grazie, piacere mio davvero. Bella la relazione di Rinaldi, possiamo insomma andare avanti, credo. Molto interessante, soprattutto mi pare per il discorso della super ovulazione o stimolazione, perché questo dovrà farci riflettere. Ora vedo che c'è la dottoressa Corsetti e auguro veramente alla collega una ottima relazione. Grazie professor Manna. Allora, ringrazio gli organizzatori per l'invito, io vi parlerò di alimentazione e fertilità da un punto di vista un po', diciamo, provocatorio. Uno stile di vita sano, una dieta equilibrata sono sicuramente il punto di partenza essenziale per una buona fertilità, ma il fatto che colleghi come me affermino che la nutrizione aiuti la fertilità è un vaneggiamento nutrizionale o è la realtà? Perché ci sono ancora molti ginecologi che non credono a questi aspetti. La letteratura, facendo una rapida ricerca con due parole chiave come dieta e fertilità e cibo e fertilità, ci mostra che ci sono diversi lavori a sostegno di questa ipotesi e i primi lavori, come potete vedere, nascono già nel 1969, quindi era un campo che già tantissimi anni fa aveva in qualche modo iniziato a imporsi nel campo della fertilità, quindi il fatto che la nutrizione in qualche modo avesse un qualche di rilevanza. Uno degli aspetti su cui la nutrizione sicuramente può incidere per quanto riguarda le donne è l'ovulazione. Come sappiamo, l'ovulazione è uno degli aspetti primari per una fertilità di una donna, a prescindere che cerchi o meno una gravidanza, ma proprio per lo stato di salute, ed è stato visto come il peso preconcepimento è uno dei fattori che incide molto sull'ovulazione, soprattutto quando c'è un BMI superiore a 30. Il sovrappeso, così come anche il sottopeso, è un fattore di rischio. Infatti questo lavoro va a evidenziare quanto il sottopeso possa in qualche modo incidere. In questo lavoro riportano come una percentuale di grasso corporeo tra i 26 e i 28 anni sia necessaria per dei cicli ovulatori corretti, e una corretta massa grassa nelle donne incide per come fonte extragonadica di estrogeni, influenza direttamente il metabolismo degli estrogeni e inoltre interviene nelle globuline leganti agli ormoni sessuali. I meccanismi che incidono sull'obesità e la fertilità sono diversi ed è stato dimostrato che più alto è il grasso corporeo in una donna, maggiore è il tempo di ricerca di una gravidanza, soprattutto perché un eccesso di grasso corporeo rende gli ovociti e quindi poi l'embrione che si forma meno funzionale ad un eventuale attecchimento, ma anche su degli effetti sull'endometrio stesso, che è una parte fondamentale affinché ci sia l'adesione della blastocisti o dell'embrione e che poi questo si sviluppi e generi una gravidanza a termine. In questo lavoro i ricercatori concludono dicendo che le persone in sovrappeso obese in cerca di fertilità dovrebbero essere messe a conoscenza di come ci siano dei benefici nella riduzione del peso, soprattutto a livello di un tasso di gravidanza maggiore, come una dieta ipocalorica, l'assunzione di grassi e di carboidrati raffinati o maggiore esercizio fisico aerobico è il programma base per la ricerca di una gravidanza. Questo studio fatto da Chavarro è su grandissimi numeri, include all'incirca 18.000 donne e hanno evidenziato come una dieta con una ridotta quantità di carboidrati porti a ridurre l'infertilità
o ridurre l'infertilità ovulatoria con un rischio maggiore del 78% per le persone che mangiano in eccesso di carboidrati. Naturalmente deve essere veicolato il messaggio giusto, perché attualmente la riduzione dei carboidrati in molti pazienti passa come toglierli completamente o diete chetogeniche, che non è questo il senso dei percorsi nutrizionali. Una riduzione dei carboidrati vuol dire fare un buon monitoraggio dei carboidrati che vengono assunti durante la giornata e soprattutto sceglierli in base anche al loro indice carico glicemico poi rispetto a quello che viene assunto. In questo lavoro vedono come la dieta preconcepimento migliora le chance di successo di una fecondazione in vitro, quindi hanno visto che una dieta iniziata sei mesi prima di un trattamento di fecondazione in vitro aveva migliorato il pregnancy rate soprattutto in coppie che erano definite di infertilità idiopatica. Allo stesso modo è stato visto che le donne obese hanno una minor possibilità di gravidanza dopo la fecondazione in vitro, perché questo richiede un maggior dosaggio di gonadotropine e c'è una maggior complicanza anche nel momento in cui la gravidanza si instaura, quindi ci sono maggior rischio di preeclampsia, diabete gestazionale e nati pretermine. Naturalmente le complicanze si riducono nel momento in cui la donna tende a perdere peso anche in vista della salute del bambino. L'obesità è stato visto che ha un effetto anche a livello dello stress ossidativo del sistema riproduttivo femminile. Infatti, l'eccesso di grasso corporeo porta comunque a un effetto sullo stress ossidativo degli ovociti, dello sperma e degli embrioni che si formano. Questo perché naturalmente è un meccanismo infiammatorio che porta a un'abbondanza di rosso. Nel momento in cui la dieta, lo stile nutrizionale del paziente viene in qualche modo instradato verso una dieta antinfiammatoria, quindi un maggior consumo di verdure a foglia verde, di frutti rossi e tutta una serie di meccanismi, possono sicuramente aiutare quello che è la qualità ovocitaria, riducendo quello che è lo stress ossidativo poi dei gameti. In questo lavoro hanno visto come un maggior consumo di cereali integrali aveva un effetto positivo anche sulla ricettività embrionale e portava a una maggior possibilità di impianto. La dieta mediterranea è stata ampiamente studiata ed è stato visto come una maggiore aderenza alla dieta mediterranea vera, quindi più cereali integrali, legumi, verdure a foglia verde, grassi buoni che possono essere presi dall'olio d'oliva, dalla frutta secca, portavano sia a un maggior tasso di successo nelle pazienti che si sottoponevano a fecondazione in vitro, ma soprattutto era migliore il risultato che avevano se veniva iniziato 6 mesi prima. Quindi è importante moltissimo il tempo in cui la dieta preconcepimento viene iniziata, perché naturalmente se la paziente domani inizia la stimolazione e pensa che il cambiamento che inizia oggi possa incidere radicalmente sul risultato, questo purtroppo non è possibile, perché la qualità dei gameti ha bisogno di almeno 3 mesi per essere migliorata e soprattutto per migliorare non solo la qualità dei gameti, ma anche quello che è lo stato nutrizionale del paziente, perché se il paziente è in uno stato particolarmente di stress ossidativo o pro-infiammatorio, ci vuole tempo perché questo possa migliorare. Per quanto riguarda in particolar modo gli aspetti nutrizionali e la dieta durante un percorso di fecondazione assistita, è stato visto come un maggior consumo di proteine che va almeno dal 25 al 30% con una percentuale di carboidrati intorno al 40% porta a un aumento del numero di blastocisti e un aumento del pregnancy rate. Inoltre è stato visto come iniziare una dieta very low carb diet prima di un ciclo di fecondazione assistita possa portare a un maggior numero di ovociti in metafase 2 recuperati al pick up. In questo studio del 2014, che includeva donne obese sottoposte a trattamenti di fecondazione in vitro che hanno portato una dieta di riduzione dei carboidrati per 12 settimane, hanno avuto maggior pregnanza con una percentuale maggiore del 48% rispetto al gruppo di controllo.
La dieta poi, in qualche modo, l'aspetto nutrizionale può incidere su quello che è il pick up, il numero di ovociti, ma anche lo spessore dell'endometrio nel caso di un transfer da congelato. Questi sono dati che ho portato al congresso GEI all'Aquila nel 2018, in cui facevo proprio vedere come un cambiamento nutrizionale nelle mie pazienti a parità di stimolazione aveva portato un maggior numero di ovociti recuperati al pick up e un maggior successo al transfer. Inoltre è stato visto come aveva la dieta a basso contenuto di carboidrati aveva inciso sul numero di ovociti maturi e in particolar modo l'endometriosi sarà un aspetto che verrà trattato successivamente. Io punto solo a un aspetto importante nell'endometriosi, che è quello dell'insulina, nel senso l'insulina, ovvero l'eccesso di zuccheri, porta a peggiorare quello che è la sintomatologia della paziente, porta a un aumento degli estrogeni e contribuisce all'infiammazione e al dolore, stimola la produzione degli estrogeni, quindi peggiora l'eziologia della patologia. Inoltre la tendenza all'insulinoresistenza provoca ipoglicemie reattive, peggiorando lo stato di salute, l'alta glicemia compromette la funzione immunitaria e inoltre peggiora quelli che sono i meccanismi del dolore. In questi dati che ho portato al congresso dell'endometriosi a Milano nel 2020 mostro come una dieta a basso contenuto di carboidrati aveva portato a un miglioramento del dolore nelle pazienti, dimostrando che la sola dieta aveva un effetto molto importante sulla vivibilità, che è una delle condizioni più importanti per le pazienti. Nell'uomo la dieta serve o è solo un mero miraggio che serve per la donna? In realtà tantissimi studi dimostrano come lo stress ossidativo incide molto sulla qualità spermatica, in quanto lo spermatozoo è la più piccola cellula umana, quindi una dieta ricca di antiossidanti è particolarmente utile per risolvere quelle che sono attualmente le problematiche più importanti, come la frammentazione del DNA spermatico, che attualmente è una delle maggiori cause di investigazione, soprattutto quando ci sono mancati impianti o degli embrioni, delle blastocisti di povera qualità. Gli studi ci dicono come la dieta sia particolarmente utile per la qualità spermatica maschile, soprattutto diete in cui ci sono cereali integrali, un aumento del consumo di frutta, perché spesso i pazienti purtroppo per vivibilità mangiano spesso fuori, quindi c'è una riduzione del consumo di verdure e di proteine, e la dieta mediterranea è stata associata a migliorare quello che è la frammentazione del DNA spermatico, ma anche quello che è il numero degli spermatozoi. 15 giorni fa ho partecipato con dei dati al congresso SIA a Bergamo, in cui ho dimostrato come l'effetto della dieta migliori i livelli di testosterone, quindi i pazienti che hanno aderito completamente al cambiamento nutrizionale, che migliora l'effetto della dieta su migliorare i valori della frammentazione del DNA spermatico e soprattutto, cosa che è una condizione da non sottovalutare, ci sono molti pazienti che hanno un calo di libido, anche pazienti che vanno dai 20 ai 30 anni. Mi capita spesso pazienti che si rivolgono a me per questo aspetto, che è un aspetto molto importante poi per quella che è la vivibilità di un uomo, e il cambio nutrizionale con una riduzione dei carboidrati, ma soprattutto con miglioramento di quella che è la qualità alimentare assunta, porta a un miglioramento dei livelli di libido. Grazie. Grazie Veronica, è stato interessantissimo, soprattutto per quanto riguarda il discorso della riduzione dei carboidrati non casuale ma ben bilanciata in tutte le pazienti, e credo che questo qua sia un argomento centrale anche della prossima discussione, quella di cui ci parlerà il prof Lisie, in quanto nella sindrome dell'ovaio policistico il ruolo dei carboidrati è fondamentale. Abbiamo visto anche come appunto la metformina ci dà una mano in questo. Questo qua probabilmente ce lo spiegherà molto meglio Franco, a cui cedo la parola. Grazie prof. Grazie. Io... Eccolo qua.
Non ti sentiamo, Franco. Purtroppo non ti sentiamo bene. Okay. Non ti sentiamo bene. Non mi senti. Ora sì. Per niente proprio. Ora sembra di sì adesso. Allora, sì. Ok, io ringrazio chi mi ha dato così l'impegno di fare questa relazione, perché questo è un argomento che per il ginecologo è veramente difficile, insomma. Per il ginecologo che si occupa di fecondazione assistita è un pochino meno difficile, ma sempre difficile rimane. Io cercherò di affrontarlo, ma insomma, vediamo. Allora, PCOS è un disordine riproduttivo metabolico multisistemico, caratterizzato dalla giusta posizione di problemi ipotalamo ipofisi ovariche e di anomalie metaboliche. La malattia, diciamo, ha un'estrema eterogeneità clinica, diciamo, i sintomi sono tanti, difficili accomunarli, e per cui si è presto presentata la necessità di avere criteri diagnostici comuni. Intanto cominciamo per dire che è il più comune disordine endocrino metabolico nella popolazione femminile ed è anche la principale causa di sterilità anovulatoria. Negli Stati Uniti, dove probabilmente i disturbi alimentari sono maggiori, la sindrome dell'ovaio policista è la causa numero uno di infertilità in assoluto, sia più dei fattori tubarici e più dei fattori seminali. Diciamo, nella popolazione europea normoalimentata si riscontra nel 5-10% delle donne in età riproduttiva, mentre nei centri di PMA la prevalenza della sindrome dell'ovaio policistico è quasi il 40-50%, sebbene spesso non venga riconosciuta e la coppia venga etichettata come coppia affetta da infertilità sine causa. Rappresenta il 95% dei quadri di iperandrogenismo. Allora, i criteri di diagnosi della sindrome dell'ovaio policistico sono quelli sanciti, come sanno tutti, così, dalla conferenza Rotterdam-Escherea-SRM, la quale questa conferenza afferma che ci devono essere almeno due elementi presenti fra questi tre: iperandrogenismo clinico e o biochimico, oligoanovulatorietà cronica e evidenza all'ecografia di micropolicistosi ovarica. Quindi almeno due di questi quadri devono essere presenti. Però spesso sono frequenti le alterazioni metaboliche che vanno di pari passo alle alterazioni endocrine. E molto frequente l'insulino resistenza e l'iperinsulinemia, la dislipidemia e l'alterazione della tolleranza ai carboidrati. Per chi non sapesse, la tolleranza ai carboidrati è quella condizione in cui la glicemia dopo due ore dal carico orale di 75 mg, quindi la cosiddetta mini curva, assume valori compresi tra i 140 e i 200 mg per decilitro. Quindi allora ritorniamo ai criteri diagnostici della sindrome dell'ovaio policistico. Quindi i segni clinici sono l'oligoaminorrea, l'anovulazione e l'irsutismo. Poi ci sono i segni ecografici. I segni ecografici, insomma, più o meno li conosciamo tutti: il volume ovarico aumentato, il numero dei follicoli antrali aumentato e disposti, diciamo così, nella periferia, uno stroma ovarico molto rappresentato. Per quanto riguarda invece i parametri ormonali, il segno dominante sembra essere l'eccesso degli androgeni circolanti. Adesso vogliamo entrare un attimo negli elementi fisiopatologici della sindrome dell'ovaio policistico, ossia nel determinismo della sindrome dell'ovaio policistico. Alla base di questo sembrerebbero essere gli elevati valori di LH e l'alterazione dei puls di LH. Come ben sapete, ci sono due comparti di produzione dell'LH, uno tonico basale, e questo è elevato nella sindrome dell'ovaio policistico, e un altro pulsatile. Quindi il tonico basale sembra essere elevato, mentre quello pulsatile, i puls sembrano essere ridotti. Poi c'è un aumento nel rapporto LH-FSH, ossia l'LH
misurato normalmente il secondo o terzo giorno del ciclo, è quasi sempre maggiore del valore dell'FSH. Le concentrazioni dell'FSH invece sono normali o ridotte. E quindi questa alterazione, questo aumento del tono dell'LH determina una iperstimolazione delle cellule della teca, una cronica iperstimolazione delle cellule della teca, che determina un'iperplasia tecostromale e l'iperproduzione di androgeni. Ma nella fisiopatologia rientra anche, in quasi tutti i casi di sindrome dell'ovaio policistico, anche l'iperinsulinemia e l'insulinoresistenza, e spesso l'obesità centrale. Come agisce l'iperinsulinemia nel determinismo della PCOS? L'iperinsulinemia, sia dovuta a insulinoresistenza che a disfunzione delle cellule beta pancreatiche, aumenta la concentrazione del testosterone libero, riducendo la produzione di sex hormone binding globulin nel fegato. Quindi l'iperinsulinemia determina la riduzione di sex hormone binding globulin, quindi aumenta il testosterone libero, e il testosterone libero ha la possibilità di esercitare tutte quelle azioni che poi abbiamo già detto e vedremo nelle diapositive successive. In alcuni esperimenti, addirittura, gli androgeni si sono dimostrati capaci di accelerare lo sviluppo dei follicoli preantrali, ossia quelli non gonadotropini dipendenti. Quindi la grande presenza di piccoli follicoli nell'ecografia dell'ovaio policistico in parte è dovuta anche all'aumento degli androgeni circolanti. Un ruolo importante sembra svolgere anche l'obesità, ossia l'obesità di tipo android, quindi con la donna che ha l'obesità concentrata in una zona superiore alla vita rispetto alla donna che ha un'obesità superiore, che ha l'obesità concentrata nella zona inferiore alla vita. La riduzione dei livelli di sex hormone binding globulin è stimolata dagli estrogeni ed inibita dagli androgeni. La produzione è stimolata dagli estrogeni ed inibita dagli androgeni. I livelli plasmatici sono inversamente correlati ai livelli di iperinsulinemia. Quindi, riducendosi il sex hormone binding globulin, aumenta la frazione di testosterone free, che poi quello, diciamo così, endocrinologicamente e metabolicamente attivo. L'adiposità centrale, quindi l'accumulo di grasso viscerale, aumenta anche i free fatty acid, che hanno un effetto inibitorio sull'azione lipolitica dell'insulina, determinando insulinoresistenza. Quindi abbiamo detto che alla base di tutto c'è sia l'aumento dell'LH sia l'insulinoresistenza e l'iperinsulinemia. Perché c'è questo aumento dell'insulinemia e l'insulinoresistenza? Perché c'è una ridotta capacità dell'insulina ad agire efficacemente sui tessuti bersagli o periferici, in particolare i muscoli e il fegato. L'iperinsulinemia ha una prevalenza di circa il 40%. L'iperinsulinemia però non può essere ricondotta esclusivamente allo stato di insulinoresistenza, ma abbiamo detto c'è anche una iperplasia delle cellule beta che aumenta la produzione di insulina basale. Questo così è una diapositiva che ci fa vedere gli organi e ci fa capire più o meno come sono le cascate. Ossia l'insulina viene aumentata la produzione di insulina dal pancreas, dopodiché c'è una riduzione del sex hormone binding globulin, l'insulina aumenta la produzione di androgeni a livello ovarico e con un aumento l'LH uguale aumenta la produzione di androgeni a livello ovarico, e questo fa sì che ci sia una cronica anovulatorietà. Ecco, questo è una
è una pubblicazione di Homburg del 2009. Homburg è un grandissimo endocrinologo ginecologico che ha studiato molto l'utilizzo delle gonadotropine, metabolismi. Quindi abbiamo detto, alla base della sindrome dell'ovaio policistico, sebbene non si capisce tanto bene quanto siano collegati l'uno all'altro, c'è l'aumento dell'LH e l'aumento dell'insulina. L'aumento dell'LH e l'aumento dell'insulina, abbiamo detto, entrambi determinano un aumento degli androgeni circolanti, i quali determinano la produzione di multipli follicoli antrali. Aumento la produzione dei piccoli follicoli antrali, che si trovano per lo più nella corticale dell'ovaio. Quindi aumenta necessariamente anche la MH e l'estrogeno. Sia la MH che l'estrogeno hanno un'azione di feedback negativo sull'ipofisi nella produzione dell'FSH. Quindi aumento dell'LH, diminuzione della produzione di FSH, cronica anovulazione, riduzione del progesterone. Ecco, qui è schematizzata un po' in una maniera un po' più chiara ai ginecologi i vari meccanismi, diciamo, della sindrome dell'ovaio policistico, dell'insulino resistenza e dell'automantenimento della sindrome. Allora, attenzione, diciamo, tutti questi eventi, multipli, produzione di grande numero di follicoli, aumento dell'MH, aumento dell'estradiolo, riduzione del FSH, sembrano delle cose, diciamo così, abbastanza slegate l'una dall'altra. E questo perché? Soprattutto l'aumento dell'LH e l'aumento dell'insulina sembrano molto slegate l'una dall'altra. Però questo perché? Perché in realtà la comprensione della fisiopatologia della sindrome dell'ovaio policistico in realtà non è completamente chiara ancora. Quindi abbiamo detto che la prevalenza dell'iperinsulinemia nelle donne PCOS è un pochino variabile, nelle donne non obese è un pochino più bassa, mentre nelle donne più obese è più alta. Però, diciamo, con dei test più approfonditi, con curve da carico ripetute, spesso, diciamo così, questo valore di normoinsulinemica si riduce molto, perché l'iperinsulinemia sembra essere veramente uno dei fattori sine qua non, ossia senza il quale non può esistere la sindrome dell'ovaio policistico. L'insulina, per scendere nel dettaglio, stimola la produzione di androgeni, come abbiamo detto, agendo sinergicamente all'LH sul sistema enzimatico della citocromo P450D17, che inibisce l'idrossilasi, la 17 idrossilasi, che è l'enzima limitante nella produzione di androgeni. Quindi c'è il calo del SHBG, come abbiamo detto, e soprattutto nella iperinsulinemia c'è l'aumento dell'espressione della 5-alfa-reduttasi, che è l'enzima deputato alla conversione del testosterone in diidrotestosterone. Il diidrotestosterone ha un'azione androgenizzante 5-6 volte maggiore del progesterone. Quindi qual è la terapia? Le terapie, diciamo, i punti di approccio sono vari e sono contemporanei. Poi dipende anche naturalmente da che cosa si vuole ottenere. Per esempio, quando nella donna in età giovane, non alla ricerca di gravidanza, si dà più importanza, diciamo così, ai fattori estetici che mettono di più in imbarazzo la donna, sono, diciamo, la tecnica, la terapia di prima scelta sono gli estrogenogestici orali, che diminuiscono la produzione ipofisaria delle gonadotropine, quindi in particolare dell'LH, e quindi si riduce la stimolazione delle cellule della teca. Poi gli estrogenogestici migliorano anche la produzione epatica di SHBG e aumentano la produzione dei progestinici. I progestinici, negli estroprogestinici orali bisogna scegliere quelli che hanno maggiormente una funzione antiandrogenetica, quindi il drospirenone e il ciproterone acetato. Alla base di tutto però c'è anche la dieta ipocalorica e l'attività fisica.
quindi la perdita di peso anche minima, anche il 5%, riduce il grasso viscerale totale e spesso ripristina l'ovulazione senza necessità di altre forme di terapia. Comunque sono molto importanti nelle persone, anch'esse che non ricercano ancora la gravidanza, gli antiandrogeni, flutamide, finasteride e spironolattone, che riducono l'attività della 5-alfa-reduttasi, sono il flutamide che è un antagonista competitivo dei recettori degli androgeni e lo spironolattone che è un inibitore competitivo dell'aldosterone che compete con il DHT per i recettori androgeni. E poi naturalmente diciamo così, l'utilizzo degli insulinosensibilizzanti più usati sono la metformina e l'inositolo. Io vedo che spesso i ginecologi hanno un pochino di paura ad adoperare la metformina, ma io diciamo la adopero da tantissimi anni, io non ho mai avuto una reazione avversa, non ho mai avuto un problema e quello che posso dire è che la metformina unita a una blanda dieta con riduzione di carboidrati e un pochino di attività fisica fa perdere nel giro di un mese tranquillamente 5, 6, 7, 8 kg e ripristina le mestruazioni in donne amenorroiche e ripristina anche l'ovulazione. Mentre l'inositolo è un pochino più usato e un pochino più conosciuto da tutti. Quindi ritorniamo un attimo al discorso così della cascata dell'ovaio policistico, iperproduzione di LH, aumentata produzione di androgeni che aumenta la proliferazione il reclutamento iniziale dei follicoli e l'iperinsulinemia che anch'essa determina aumento del reclutamento dei follicoli con una conseguente atresia follicolare e anovulazione cronica. Qui rivediamo la diapositiva di prima, trattamento dell'infertilità, metformina e inositolo. L'inositolo è molto impiegato e devo dire che è un farmaco, un integratore, che però diciamo ha la forza di un farmaco. Io ho una piccola critica che vorrei fare all'industria, che diciamo l'insulina è commercializzata da moltissime aziende. Queste aziende però in realtà sarebbero più contente se l'inositolo si desse a tutti, non si desse solamente alle persone con insulino resistenza. Per cui diciamo nella loro compito di informazione in realtà non spiegano bene il meccanismo dell'insulino resistenza e della riduzione dei carboidrati, della dieta e dell'attività fisica. Dicono solamente genericamente date l'inositolo che aumenta la capacità ovulatoria e quindi la capacità riproduttiva. Ecco, questo lo trovo un atteggiamento non proprio onesto. Poi nel trattamento dell'infertilità è molto usato anche dalle persone che non sono proprio addentro al discorso della medicina della riproduzione il cromifene citrato. Però attenzione al cromifene citrato perché una pasticchetta di cromifene citrato può determinare un'ovulazione multipla e quindi una gravidanza multigena. Quelle che si vedevano in passato, i gemelli Giannini di Firenze che facevano la reclame del nuovo Dash, 6 gemelli che praticamente erano stati ottenuti dando delle pasticche di clomifene citrato a una persona con sindrome dell'ovaio policistico. Quindi ecco, attenzione all'utilizzo delle gonadotropine un pochino meno, più che altro del clomifene citrato. Trattamento dell'infertilità, abbiamo detto, possono essere adoperate le gonadotropine esogene, il loro utilizzo però necessita un attento monitoraggio ecografico, però tutti i presenti conoscono molto bene l'utilizzo delle gonadotropine. Quindi c'è un rischio di gravidanze gemellari nelle mani di chi non sa adoperarle e il rischio di una sindrome da iperstimolazione. Allora, nel determinismo della sindrome dell'iperstimolazione ovarica, questo meccanismo, che pure questo non è tanto ben spiegato. Probabilmente anch'esso fa parte così delle reazioni a cascata dell'iperinsulinemia e della sindrome dell'ovaio policistico.
ossia la sindrome di iperstimolazione ovarica, in particolare l'ascite della sindrome di iperstimolazione ovarica, è dovuta all'aumento della permeabilità dei vasi neoformati dei corpi lutei, delle proteine e dei liquidi, con abbondante passaggio di liquidi a proteine in addome, soprattutto proteine, fino ad invertire la pressione oncotica che dal terzo spazio richiama liquidi nell'addome. Quindi diciamo che nel trattamento dell'infertilità da sindrome dell'ovaio policistico sarebbe molto meglio imparare a ripristinare l'ovulazione con i meccanismi che abbiamo detto prima, metformina, dieta, attività fisica, piuttosto che indurre l'ovulazione. Comunque, in ogni caso, ecco, la metformina ha una lunga storia, diciamo, ha una lunga storia nell'utilizzo dell'induzione dell'ovulazione. Qui parliamo già di 20 anni fa, quasi, e praticamente questa diapositiva mostra, diciamo, l'utilità della metformina verso il placebo nell'induzione dell'ovulazione. Ma la metformina, diciamo, bisogna imparare ad adoperarla anche perché, combinata con i farmaci induttori dell'ovulazione, migliora il clinical outcome, ossia migliora l'ovulazione monofollicolare o migliora, riduce il numero dei follicoli che si selezionano nella stimolazione follicolare multipla. Quindi, in questo lavoro, sempre del 2003, quindi conoscenze già, l'utilizzo della metformina insieme ai farmaci induttori dell'ovulazione dà risultati migliori rispetto al solo utilizzo di farmaci induttori dell'ovulazione. L'inositolo, quello lo conosciamo tutti, siamo visitati quotidianamente da persone dell'industria farmaceutica che ci vengono a parlare dell'inositolo e diciamo un deficit del dichiroinositolo fosfoglicano potrebbe essere implicato nei meccanismi dell'insulino resistenza. Il dichiroinositolo migliora la funzione ovulatoria e le gravi alterazioni metaboliche correlate all'insulino resistenza nelle donne con PCOS. Una delle prime pubblicazioni sull'utilizzo di linositolo nella sindrome dell'ovaio policistico è stato fatto da Papaleo, che tutti quanti conoscete, insomma, che nota come le pazienti trattate con linositolo presentano una riduzione netta del testosterone circolante e una riduzione ancora più netta del free testosterone circolante, che poi è quello, diciamo così, che entra più di tutti nella cascata degli eventi che determinano la sindrome dell'ovaio policistico. C'è anche questo lavoro di Gennazzani che dice come il mio inositolo migliori, diciamo così, la reazione nella curva alla somministrazione del glucosio, quindi nella curva insulinemica. E un altro lavoro di Nestler, che è il padre, diciamo, dello studio della sindrome dell'ovaio policistico, che dice come la somministrazione del dichiroinositolo migliori la capacità ovulatoria nel giro di circa 6-8 settimane. Quindi modificazione dello stile di vita, l'abbiamo già detto, ne ha parlato anche la dottoressa Corsetti, è ben nota la correlazione tra obesità, in particolar modo di tipo androide, e anovulazione. L'impatto negativo sulla fertilità dell'obesità sulla fertilità può manifestarsi con complicanze precoci e tardive della gravidanza, aumentato il rischio di aborto, preeclampsia e diabete gestazionale. Ecco, non bisogna dimenticare il diabete gestazionale. Le donne in sovrappeso obese mostrano una minore risposta alla somministrazione di clomifene, citrato e gonadotrofine. Però, riducendo il peso e assumendo gli insulini sensibilizzanti, la risposta migliora nettamente.
questo è lo stile di vita, take home message. Quindi il 95% degli stati di iperandrogenismo è riconducibile a PCOS. Ci sono delle forme minori di iperandrogenismi non legate all'iperinsulinemia e alla PCOS, ma diciamo sono talmente rare che estrema variabilità clinica e biochimica, per cui diciamo così la paziente affetta da sindrome dell'ovaio policistico e insulino resistenza ci può anche sfuggire. Che cosa ci deve aiutare nella diagnosi? L'ecografia, il dosaggio, il valore dell'AMH molto alto e poi perché no fare poi inserire negli esami rutinari di base la ricerca del testosterone free e del diidrotestosterone, l'importanza del quadro metabolico anche nelle pazienti normopeso, quindi non necessariamente la paziente insulino resistente è una paziente obesa, può essere anche una paziente normopeso con quadri di insulino resistenza, diciamo così, più ridotti, ma che sono sufficienti a determinare una cronica anovulatorietà. Attenzione alle necessità della paziente nella formulazione della terapia. Certo, bisogna riconoscere se la paziente è una paziente che cerca una gravidanza o una paziente che lo fa solamente per avere una regolare cronologia mestruale e ridurre i segni dell'iperandrogenismo. Quindi il primo step è stile di vita, dieta. Poi sono pazienti da seguire con attenzione anche durante la gravidanza, perché tutte le pazienti con PCOS o quasi tutte e sindromi da insulino resistenza svilupperanno diabete gestazionale. Ho finito, grazie. Grazie, grazie Franco, esaustivo come sempre, la presentazione che ha spaziato su tutti gli aspetti della sindrome dell'ovaio policistico, dai disturbi nell'adolescenza fino a quelli che ci interessano un po' di più e che fondamentalmente mette in correlazione l'alimentazione con una predisposizione della paziente stessa. Abbiamo visto che già nella prima trattazione che correlava l'età con la fertilità, era emersa questa problematica. Ancora di più probabilmente verrà sottolineata oggi quando parleremo di endometriosi e di infertilità in relazione all'alimentazione. Proprio di questo ci parla Piero Carfagna, che vedo collegato, a cui cederei la parola se ha pronta la presentazione. Buonasera, grazie Achille. Buonasera. Innanzitutto mi presento, io sono Piero Carfagna, allora saluto tutti i partecipanti, i colleghi relatori, i stimatissimi moderatori. E io mi occupo principalmente di diagnostica ecografica e di infertilità presso il centro di endometriosi profonda del Policlinico Gemelli e cerchiamo di gestire la paziente in tutti i suoi aspetti, con endometriosi in tutti i suoi aspetti, anche quelli legati agli stili di vita e all'alimentazione. Quindi stasera parlerò un po' brevemente, ovviamente, di quelli che possono essere delle modifiche dell'alimentazione nella donna con endometriosi che possono portare dei vantaggi alla stessa. Ovviamente, per dare sempre qualche cosa di molto scientifico al discorso, è ovvio che parto proprio da quelle che sono le evidenze delle linee guida dell'ESRE, perché nell'ultimo periodo c'è stato un grosso impulso agli aspetti nutrizionali nelle donne con endometriosi, molti lavori scientifici, ma soprattutto poi, come vedremo, anche non scientifici, e allora i redattori della linea guida si sono sentiti in dovere di fare i medici, discutete delle strategie per migliorare la qualità di vita nelle donne con endometriosi, ma non state attenti a fare delle raccomandazioni per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, perché evidenze in letteratura chiare ed evidenti non ci stanno. Quindi un po' di attenzione, perché tuttora non è possibile
dare, fare questo qui. Che cosa vogliono dire? Fondamentalmente che non esiste una cura dell'endometriosi fatta con gli alimenti o con la dieta. Cioè l'endometriosi non è una patologia che possiamo curare con l'alimentazione. Questo vuol dire questa linea, questa osservazione delle linee guida. Tuttavia, questo non esclude che accanto ai trattamenti farmacologici, chirurgici o entrambi, ci possono essere dei consigli nutrizionali e le stesse pazienti possono provare benefici dall'alimentazione. Questi benefici sono in termini di sintomi. Allora, per chi è meno esperto di endometriosi, ricordiamo che i sintomi dell'endometriosi sono le famose 3D, cioè la dismenorrea, la dispareunia e la dischezia. Si associa in alcune pazienti anche la disuria e, non è un sintomo, però è una condizione, all'endometriosi è associata anche l'infertilità. Quindi cercheremo di vedere se alcuni aspetti nutrizionali possono influire anche sulla fertilità di queste pazienti. Ora, la maggior parte delle pazienti che cercano nell'alimentazione, o medici che cercano di agire su questi sintomi, quindi sulla dismenorrea, sul dolore ai rapporti e su questo dolore alla defecazione. Tuttavia, quando c'è una localizzazione profonda, cosiddetta, o meglio intestinale, come vedete in basso qui da un'ecografia, la lesione del retto, quindi una lesione che si approfonda nell'apparato digerente, e i sintomi possono cambiare o comunque possono associarsi dei sintomi chiaramente intestinali, la diarrea alternata a stipsi, i fenomeni colitici, il gonfiore, il dolore addominale, il tenesmo. Sono tutte condizioni che le pazienti lamentano e che questi influenzano anch'esse gravemente la qualità di vita. Ed è forse proprio su questi sintomi che l'alimentazione può agire piuttosto che primariamente sugli altri che abbiamo elencati prima. Come si dice oggi in gergo, se uno va a googlare, cioè a fare le ricerche scrivendo dieta ed endometriosi, su Google escono una miriade, veramente queste cose nere io le ho messe perché altrimenti sarebbe una sponsorizzazione di alcune cose, non era corretto, ma esistono tantissimi articoli, siti, consigli per quanto riguarda come migliorare l'endometriosi, come guarire addirittura dall'endometriosi, oppure la vendita di prodotti basati su alcuni articoli scientifici che, secondo i vendors, come si dice, possono sostituire una terapia vera e propria dell'endometriosi o impattare sulle lesioni di endometriosi. Tutto questo ovviamente non è reale, perché tutto quello che adesso andiamo a vedere agisce sui sintomi, ma non agirà mai sulle lesioni. E portando una piccola parte di quelli che sono gli studi più significativi delle review citate anche nelle linee guida, si vede come alcuni studi, questo del 2013, come alcune sostanze come gli omega 3 possono avere un effetto positivo sulla dismenorrea e riducendo il dolore, e inoltre facendo diminuire l'assunzione da parte dei pazienti dei cosiddetti farmaci painkiller, cioè gli antidolorifici, semplicemente. E ovviamente basata su questa pubblicazione, su questa review, alle donne con endometriosi molto spesso viene consigliata di alimentarsi con alcune sostanze ricche di omega 3, quindi il pesce azzurro, gli oli vegetali, la frutta secca, semi di lino. Ma ovviamente l'alimentazione associata anche ad altri rimedi naturali, quindi si fanno un po' dei miscugli, queste sostanze contenute nell'alimento, a meno che uno non mangiasse veramente tonnellate di pesce azzurro, raramente possono impattare veramente sulla sintomatologia della paziente. Così come, questo per esempio non era nominato nelle linee guida, comunque, a molte pazienti con endometriosi viene consigliato o autonomamente
cominciano ad avere una dieta povera o addirittura senza glutine. Sull'evidenza anche che in alcune pazienti, vedete, circa il 75% su 207 pazienti dopo 12 mesi di trattamento senza glutine, di dieta senza glutine, aveva una buona risposta sul dolore mestruale, sulla dispareunia e sul dolore non mestruale. Quindi in alcune pazienti una dieta priva di glutine poteva avere un impatto sulla sintomatologia, come detto. E oltre a questi, quindi oltre agli omega 3, una dieta povera di glutine o addirittura assente, molti antiossidanti, vitamine, minerali. Tuttavia questo articolo smentiva quello che si diceva prima, in cui una dieta per esempio gluten free non è ancora ben studiata e quindi nelle linee guida questo articolo è riportato, mentre quello di Marziale detto precedentemente non si faceva riferimento. Una sostanza invece che è importante per quanto riguarda sempre le donne con endometriosi è la vitamina D. La vitamina D, vedremo qualche studio su questo, nelle donne con endometriosi riduce abbastanza bene, può ridurre abbastanza il dolore mestruale e il dolore non mestruale, così come può impattare sulla fertilità di queste donne. Quindi una supplementazione di vitamina D, esistono alcuni protocolli che fanno raggiungere determinati livelli, perché al di sotto dei quali non si raggiunge questa quota sufficiente di vitamina D, e l'anello, quindi per esempio solo per citare il protocollo Coimbra, del dottor Coimbra, su come effettuare una supplementazione di vitamina D, è l'anello di congiunzione fra l'endometriosi e la fertilità, perché attualmente non esiste in letteratura nessun articolo scientifico che sia andato ad indagare come l'alimentazione impatta, come abbiamo visto, sì su alcuni sintomi, ma aumenta la fertilità o ha un impatto anche sulla fertilità di queste donne. Ad eccezione della vitamina D, noi non abbiamo altri nutrienti, macronutrienti, eccetera, che possono influenzare la fertilità di queste donne. E anche qui vedete come una alimentazione, un'integrazione con calcio, magnesio e vitamina D, in uno studio molto importante, anche questo del 2013, può diminuire notevolmente può impattare molto sul dolore da endometriosi. E una cosa importante da sapere sulle donne da endometriosi è che non si tratta solamente di un'alimentazione o di nutrienti che possiamo dare, ma molto spesso nelle donne con endometriosi c'è un disturbo, intolleranze o allergie o addirittura un basso assorbimento intestinale di alcune sostanze. Questo ecco perché una supplementazione riesce a ridurre la sintomatologia stessa. Tutte queste cose qui che abbiamo detto fondamentalmente non corrispondono a una vera e propria dieta che si dà alle donne, ma l'integrazione con antiossidanti, con vitamina D, fa parte più di un capitolo di nutraceutica, cioè fondamentalmente alcuni alimenti sono ricchi di queste sostanze e l'associazione appunto farmacologica più l'alimento fa parlare di nutraceutica, quindi noi dovremmo parlare se esiste una nutraceutica nell'endometriosi. E porta anche allo sviluppo di cosiddetti alimenti funzionali, cioè dei cibi che possono essere freschi, arricchiti, modificati, che indipendentemente dal loro valore nutrizionale possono avere benefici su determinate basi malattie. Pensiamo per esempio che uno dei cibi funzionali, questo proprio per curiosità, è stata la Coca-Cola. La Coca-Cola
veniva venduta come rimedio per il mal di testa all'inizio nel 1886, mentre proprio come diceva anche la dottoressa Corsetti prima, nell'endometriosi l'eccesso di zuccheri e la caffeina ha effetti esattamente opposti. Quindi bisogna un po' avere un po' moderazione con, quando si parla di cosiddetta alimentazione endometriosi. E la nostra invece esperienza, quello che noi facciamo nel nostro ambulatorio, non si basa né sulla nutraceutica, comunque si basa poco sulla nutraceutica o sui veramente funzionali, ma usiamo dei protocolli di chetoterapia. In particolare la very low carboidrati, very low, un bassissimo apporto di carboidrati tale da mandare in chetosi la paziente. Come vedete in questo schema è quello che facciamo, quindi innanzitutto un accurato counseling per vedere quali pazienti possono essere veramente sottoposti a questo trattamento, una terapia chetogenica a bassissimo contenuto di carboidrati per 3 mesi, poi una reintegrazione, un mantenimento e infine una valutazione finale. Questo perché una terapia chetogenica, una dieta chetogenica porta alla produzione, i corpi chetonici fondamentalmente sono 3, l'acetone, l'acetaldeide e l'acido beta-idrossibutirico. L'acido beta-idrossibutirico si è visto avere una grossa proprietà antinfiammatoria e quindi è capace di inibire la produzione di tantissime interleuchine e citochine che intervengono nella patogenesi del dolore della donna con endometriosi. Inoltre il beta idrossibutirico, l'acido idrossibutirico, ha una funzione di bloccare la trasmissione del dolore cosiddetto nocicettivo, direttamente dall'eccitazione della fibra nervosa, quindi disattiva la fibra nervosa nel trasporto del dolore centrale, il dolore cosiddetto neuropatico. Quindi agendo su questi due meccanismi, l'acido idrossibutirico è un potente antidolorifico che può essere usato non solo nelle donne con endometriosi, ma in molte altre patologie con dolore cronico le terapie chetogeniche sono già abbastanza validate. E nel nostro studio, per esempio, abbiamo diviso le pazienti in 2 gruppi, pazienti in terapia chetogenica associata a trattamento ormonale e invece un gruppo di pazienti solamente con terapia chetogenica. Il trattamento ormonale era il noradrenalina acetato da 2,5 mg al giorno e siamo andati a valutarlo su tutti questi sintomi, quindi non solo sul dolore mestruale o pelvico, ma anche sul gonfiore, sulla mal di testa, sulla astenia, tutte quelle sintomatologie che le pazienti con endometriosi profonda molto spesso lamentano molto di più della dismenorrea e degli altri dolori. E vedete come nel corso del tempo c'è una netta diminuzione di tutti i parametri addominali, con il massimo la maggior parte dei sintomi a 90 giorni, però già una riduzione significativa del dolore sulla scala VAS si ottiene già dopo 30 giorni di trattamento. Questo è nel gruppo donne terapia chetogenica più dolore e questa successiva è solamente in terapia chetogenica. E vediamo che tutta questa differenza fra i 2 gruppi non c'era. Fondamentalmente la riduzione dei parametri del dolore sotto terapia chetogenica era abbastanza significativa anche in quel gruppo di pazienti che facevano solo la dieta chetogenica senza il farmaco. Per cui, in conclusione di tutto questo discorso, la dieta chetogenica, in base alla nostra esperienza e in base alla nostra prossima pubblicazione, è un trattamento quindi di tipo di intervento alimentare per le pazienti, da proporre nelle pazienti con endometriosi, ovviamente sotto sorveglianza medica, perché non è possibile che la paziente da sola possa effettuare questo tipo di trattamento per brevi periodi di tempo e con integrazioni, perché la dieta chetogenica può portare poi ad alcuni dismetabolismi.
E quindi in conclusione e come messaggio da portare a casa, che il dolore di endometriosi va curato principalmente con una terapia farmacologica, alcune sostanze possono essere di aiuto e una dieta validata in maniera scientifica, pubblicata eccetera eccetera, che curi l'endometriosi non c'è. Ci possono essere degli approcci come vi ho fatto vedere. Con la fertilità l'unico legame è rappresentato dalla supplementazione della vitamina D, che sembra migliorare la fertilità di queste pazienti. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato e di essere stato nei tempi concessi. Vi ringrazio. Grazie, grazie Piero, interessantissimo anche questo. Anche perché poi da tutte queste trattazioni emerge come fondamentalmente il primo farmaco che abbiamo a disposizione è l'alimentazione, e spesso ce ne dimentichiamo. Per l'endometriosi soprattutto siamo sempre alla ricerca del farmaco perfetto, quando poi fondamentalmente il risultato è sempre l'interazione di diversi fattori. L'ambiente prima di tutti, l'ambiente rappresentato dall'alimentazione, ma anche da tutto quello con cui poi interagiamo. Basta pensare ai composti che troviamo ormai rappresentati sotto ogni oggetto, la plastica, con il bisfenolo, di quello ci parlerà appunto la collega Maria Cira Gentile, che sembra essere agli occhi di tutti qualcosa di inerte, poi però se lo andiamo ad analizzare vediamo come essere un'interferenza, un interferente endocrino. Soprattutto è stupefacente questo, perché la presenza ubiquitaria di questi composti poi influisce a livello macroscopico e microscopico su tanti fattori. Ora lascio la parola a Maria Cira, perché è inutile che ne parli io, visto che sarà approfondito questo argomento, poi magari ne discutiamo tutti quanti insieme dopo. Prego, buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'introduzione. Condivido un attimo lo schermo. Eccomi. Ok. Ok, vedete? Vedete tutti? No, dottoressa, non si vede. No? No. Non si vede ancora. Vediamo di nuovo. Ci abbiamo provato prima. Ah, ok, ho capito qual è il problema. Ma avevo detto che okay, perfetto. Adesso si vede? Ora si vede. Sì. Ok, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Sono Maria Cira Gentile, sono una biologa molecolare e collaboro con il settore di ricerca del laboratorio Gentile di Gragnano. Sono molto felice di essere qui stasera. Nonostante sia in quarantena per Covid, però ci tenevo ad essere qui per condividere con voi questi dati che abbiamo pubblicato per la prima volta all'Escere a luglio, riguardo la presenza di bisfenolo A nel siero, nel fluido follicolare di donne, giovani donne che si sono sottoposte a cicli di fecondazione assistita che vivono in aree a diverso impatto ambientale. Allora, procediamo, andiamo avanti. Allora, che cos'è il bisfenolo A? Il bisfenolo A in realtà è un composto organico con due gruppi fenolici ed è una molecola che ad oggi è utilizzata come un additivo nella produzione di vari materiali, specialmente plastiche, resine epossiche, ma in particolare il bisfenolo A viene utilizzato per rivestire il metallo, quindi tutti i cibi in scatola troviamo il bisfenolo A. Infatti la domanda più gettonata è: dove è nascosto il bisfenolo A? Quello che sappiamo è che l'esposizione al bisfenolo A è maggiormente legata all'assunzione tramite la dieta, ma ad oggi sappiamo che il bisfenolo A può essere assunto anche tramite il contatto con la pelle. Quindi innanzitutto il bisfenolo A lo troviamo in tutti i cibi in scatola, ma anche in tantissimi prodotti che noi utilizziamo per la nostra beauty routine, quindi saponi, creme, per noi donne anche per una serie di prodotti dell'igiene intima,
ma, come dicevo prima, in una serie di cibi che sono a contatto diretto con le plastiche, quindi tutti gli oggetti che noi utilizziamo per conservare i cibi. Inoltre, in tantissimi prodotti utilizzati dai dentisti è presente il bisfenolo A, in tantissimi oggetti che noi utilizziamo per fare sport, ma anche nel banale scontrino con carta termica, il bisfenolo A è presente. Quello che oggi in realtà risulta essere importante è il rilascio, la diffusione, ma soprattutto la persistenza del bisfenolo A in ogni livello del ciclo della vita. Infatti il bisfenolo A risulta essere persistente dovuto a delle continue emissioni che possono essere dovute per esempio a delle discariche a cielo aperto, all'incenerimento di rifiuti che permettono quindi al bisfenolo A di essere presente sempre nell'aria oppure di migrare nel suolo, quindi poi nel cibo e quindi attraverso poi il cibo passare poi nel sangue. In questa slide ho fatto una breve overview di quello che è stato un po' il percorso del bisfenolo A. In realtà già nel 1930 il bisfenolo A ha cominciato ad essere sospetto per la salute umana e soltanto poi nel 2008 ci sono stati dei primi studi che hanno fatto attenzione quindi sul bisfenolo A, quindi si è andato a valutare proprio il rischio del bisfenolo A sulla salute. Però misteriosamente nel 2015 è stato definito che le quantità di bisfenolo A che venivano assunte tramite l'alimentazione non erano pericolose per la vita. Fortunatamente, solo in brevi termini nel 2021, l'FSA si è espressa per una rivalutazione del rischio del bisfenolo A. E infatti ad oggi sono presenti nuovi protocolli per la valutazione del rischio del bisfenolo A. Ad oggi sappiamo che il bisfenolo A è un distruttore endocrino, ovvero la conformazione chimica del bisfenolo A è molto simile a tanti nostri ormoni, quindi il bisfenolo A è capace di legarsi a tanti nostri recettori che vanno quindi poi a regolare per esempio i segnali della tiroide, della adipogenesi. Quindi molti studi ad oggi propongono una relazione tra la presenza di alcune malattie come il cancro, l'infertilità, il diabete e l'obesità e la presenza di bisfenolo A. Con il gruppo EcoFood Fertility in realtà sono 7 anni che molti, non tutti, ma molti studi si concentrano in Campania, in particolar modo su 2 regioni. Una regione al nord di Napoli, purtroppo conosciuta come Terra dei Fuochi, che è evidenziata in rosso, e una zona evidenziata in verde nell'immagine, che è una zona a basso impatto ambientale, parliamo della zona dell'Alto Medio Sele, quindi del Cilento, che è rinomatamente una zona a basso impatto ambientale. Vi do delle informazioni di background, qualcosa sarà sicuramente già ovvio. Allora, il bisfenolo A abbiamo detto che è considerato un distruttore endocrino, che quindi può alterare vari sistemi endocrini. In particolar modo noi abbiamo correlato bisfenolo A e follicologenesi. Si sa ancora poco di quanto il bisfenolo A può andare a interferire sulla salute riproduttiva femminile, però sembrerebbe che la concentrazione e i livelli di bisfenolo A sembrano inversamente proporzionali al numero di ovociti che vengono ottenuti al momento del pick up e sembra avere anche un effetto negativo sul piccolo ovulatorio di estradiolo. Lo scopo del nostro studio è stato proprio quello di valutare la presenza del bisfenolo A nel sangue e nel fluido follicolare di giovani donne appartenenti ai 2 gruppi in esame, quindi zona ad alto impatto ambientale e zona a basso impatto ambientale. Tutte le partecipanti a questo gruppo avevano una normale riserva ovarica, avevano un'età media tra i 30 e i 36 anni, con una storia di infertilità dai 2 ai 3 anni ed erano al loro primo ciclo di fecondazione assistita. Dal punto di vista degli stili di vita erano omogenei, non erano fumatrici, non avevano patologie croniche, non svolgevano lavori a rischio, quindi non erano esposti a rischi lavorativi e vivevano stabilmente da almeno 5 anni nelle zone ad alto o impatto ambientale. Per questo studio, dato che abbiamo detto che il bisfenolo è maggiormente presente, molto rappresentato nelle plastiche, abbiamo cercato di utilizzare gran parte dei materiali in vetro.
quindi la capsula petri al momento del pick up era in vetro, le provette dove sono stati trasportati il fluido follicolare e il sangue erano in vetro e tutti i campioni di fluido follicolare non erano ematici ed erano negativi al test dell'albumina. In questo grafico ho riportato quindi i risultati che abbiamo ottenuto per questo studio e innanzitutto focalizzerei l'attenzione sul fatto che in tutte le partecipanti la concentrazione sierica di bisfenolo è sempre maggiore rispetto alla concentrazione follicolare di bisfenolo. Nello specifico, nei due gruppi in esame, quindi donne appartenenti a zona ad alto impatto e a basso impatto, vediamo che per quanto riguarda la concentrazione sierica di BPA è più alta nelle donne che vivono in zone ad alto impatto rispetto alle donne che vivono a zone a basso impatto. E anche per la concentrazione follicolare di donne che vivono in zone ad alto impatto è più alta rispetto a donne che vivono in zone a basso impatto ambientale. In questo grafico invece abbiamo effettuato una clusterizzazione cieca con tutte le caratteristiche delle partecipanti, potrebbe sembrare caotico ma invece anche da questo grafico sono venute fuori importanti notizie. Vi chiedo di concentrarvi sul rettangolo che ho evidenziato in basso e come potete vedere da questa clusterizzazione blind abbiamo la concentrazione sierica di BPA e la concentrazione follicolare di BPA che vengono clusterizzate in due gruppi. Quindi in celeste sono tutte donne appartenenti a zone a basso impatto ambientale, mentre in arancione sono donne provenienti tutte da zone ad alto impatto ambientale. Risulta interessante notare che nel cluster 6 e nel cluster 5, che sono, vediamo che nel cluster 6 la concentrazione, sono tutte donne provenienti da zone a basso impatto ambientale, la concentrazione follicolare di BPA, di bisfenolo A, quindi si mantiene più bassa rispetto alla sierica, invece nel cluster 5, che è questo piccolo rettangolino, vediamo che è l'unico caso in cui la concentrazione follicolare di bisfenolo è più alta rispetto a quella sierica. Andando quindi a analizzare le caratteristiche delle partecipanti di questo piccolo cluster, sono tutte donne che nel 3 o 5 giorni prima del pick up si sono sottoposte ad una cura di cortisone perché erano soggette allergici. Noi non sappiamo se effettivamente è stato il cortisone ad abbassare i livelli sierici di BPA, però in questo piccolo cluster la caratteristica di queste donne era proprio quello di aver assunto cortisone prima del pick up. E inoltre è interessante che nel cluster 2, che non è evidenziato da un rettangolo, però si vede, la concentrazione sierica di BPA è ai valori molto più alti di tutto il gruppo e in queste donne sono donne che hanno diagnosi di endometriosi, quindi sappiamo che per l'endometriosi il fattore ambientale gioca la sua parte purtroppo e anche in questo caso abbiamo notato che quindi la concentrazione sierica risulta essere la più alta di tutto il gruppo. Quindi in conclusione possiamo dire che abbiamo sempre riscontrato più alti livelli di BPA nel siero anziché nel fluido follicolare e che le donne che vivono in zona ad alto impatto ambientale abbiamo detto che il BPA è maggiormente concentrato sia nel siero che nel fluido follicolare rispetto alle donne che vivono in zone a basso impatto ambientale. Inoltre un'altra informazione che per noi sarebbe risultata molto utile era se c'era una correlazione tra concentrazione sierica e concentrazione nel fluido follicolare, perché poteva risultare molto più semplice effettuare un prelievo di sangue, dosare il bisfenolo e avere quindi poi un dato che potesse correlare la presenza di BPA anche nel fluido follicolare. Purtroppo questo non c'è una correlazione tra concentrazione sierica e concentrazione del fluido follicolare e ovviamente i nostri dati dimostrano che comunque i fattori che portano a bioaccumulazione ovviamente sono differenti. Siamo consapevoli inoltre che questo è uno studio molto importante, che però abbiamo bisogno di ulteriori investigazioni per avere informazioni su come accumuliamo sostanze endogene all'interno del nostro organismo. Con questo concluso, grazie per l'attenzione. Bene, non lo so, vogliamo fare qualche commento conclusivo, diciamo, no? Io mi sento di dire una cosa, che queste riunioni... Si sente? Si sente? Sì.
Bene, sì, sì. Che le riunioni della SIDA, diciamo che cercano di dare il background del paziente e poi si presenta nei centri di fecondazione assistita. Abbiamo parlato molto oggi di età e di alimentazione. Io volevo così interpellare una persona che pur essendo giovanissima è un veterano della fecondazione assistita, il dottor Rinaldi. Il dottor Rinaldi si ricorderà che le percentuali di successo di 25 anni fa erano molto più alte di quelle di adesso. E perché? Come si spiega? Questo si spiega intanto con l'età media di persone che entrano nei centri di fecondazione assistita. Se allora 25 anni fa era 31 anni, adesso è 38 anni. Poi evidentemente c'è una serie di inquinanti ambientali che hanno ridotto sempre di più la qualità ocitaria, la capacità ovulatoria. Per esempio è tipico il fatto che le percentuali di fattori tubarici di fattori maschili gravi, che una volta erano molto alte, adesso sono ridotte moltissimo. Adesso fa da padrone il fattore ovulatorio. Negli Stati Uniti l'ovulazione è il fattore di infertilità numero uno. Quindi che cosa dovrebbe la SIRU, che cosa deve fare? Invece di proporre i vari add-on che vengono proposti nei congressi di fecondazione assistita che sembrano essere miracolosi, invece diminuiscono le percentuali di successo, dovrebbe creare sempre di più un collante tra i centri di riproduzione assistita e la ginecologia di base per proporre ai centri di riproduzione assistita pazienti sempre più in salute da avviare alla futura gravidanza e alle tecniche di riproduzione assistita. Non so, io vorrei che qualcuno facesse qualche commento, per esempio un congresso senza un commento del professor Manna non è un congresso. Infatti io alzo la mano. Grazie, grazie Franco per avermi così coinvolto in qualche modo. Sia... endorsement, ti ho mandato endorsement. Ma infatti io una domanda l'avevo già pronta e tu mi dai proprio, come dire, il là anche su questo. Ed è una domanda che io vorrei condividere con te e con l'amico Rinaldi. Perché? Perché voi dimostraste in varie riprese, una revisione della letteratura, che l'aumento del reclutamento follicolare, nel senso di troppi follicoli, non sono poi così vantaggiosi come potrebbe sembrare. E devo dire che quello che proprio poco fa ha detto Rinaldi, cioè dell'aumento dei ROS rispetto al solo follicolo nel coacervo dei tanti follicoli stimolati, insomma, ci dà qualche elemento che corrobora tutto questo. Ma in fondo anche nella PCOS, di cui tu hai così in maniera semplice un argomento difficile parlato, purtroppo quanti follicoli noi facciamo sviluppare con la PCOS che poi vanno in iperstimolazione, eccetera, no? Quindi forse dobbiamo stimolare di meno. E allora se stimoliamo di meno e addirittura forse, tanto più che poi comunque sempre il single embryo transfer si dice che bisogna un po' fare, no? Ecco, allora forse se noi stimoliamo di meno questo ci potrebbe aiutare ad avere qualche risultato in più. E forse questa pratica oramai che è diventata un po' di moda del frisol, dual steam e quanto vogliamo aggiungere non è proprio l'ideale, tanto più che recentemente autori come Glaker e come Orvieto hanno proprio dimostrato che a livello mondiale negli ultimi anni si è assistita a una riduzione dei risultati che guarda un po' coincidono da una parte con un aumento, diciamo, se vogliamo, dell'età media, cioè, ma anche con un aumento del frisol, cioè di iperstimolare per raccogliere tanti ovociti,
crioconservare tanti embrioni e poi non so la qualità com'è. Certo, sarà aumentato anche l'inquinamento, l'aumento del bisfenolo, la dieta non congrua, però mi pare che tutto converge proprio verso quello di cui tu hai accennato. Vorrei un tuo commento. E anche ne abbiamo parlato spesso di questo. Io invece volevo sentire il dottor Rinaldi, non voglio fare quello che parla sempre io, insomma. Dottor Rinaldi? Eccolo, mi senti? Mi sentite? Sì, sì. Senti. Ok. Allora, aspetta, pure il video, ecco. Allora, no, niente, io in realtà quella digressione sul numero di cicli e riduzione delle riserve ovariche ci ho inserita perché mi ha colpito. In realtà era una digressione con l'argomento della relazione, entrava fino a un certo punto, però sapevo che, conoscendo un pochettino chi partecipava a questo incontro, avrebbe destato interesse, perché ovviamente è qualcosa su cui riflettiamo continuamente. Ora, va detto che questo è un articolo singolo, quindi bisogna capire bene quanto sia vero o meno, quanto sia riproducibile. Il numero di pazienti non è enorme, sono 150 pazienti, la riduzione degli ovociti recuperati è relativa, perché passa da 12 a 10, quindi insomma, non è una di media, quindi non è una, anche se è statisticamente significativa. Però è un dato interessante, perché poi per formazione e per tutto noi siamo sempre stati, siamo un gruppetto abbastanza omogeneo di colleghi che è abituato a non stimolare tanto, in realtà proprio per formazione. Franco la condivide, tu pure Claudio la condividi, non è condivisa da tutti questo atteggiamento ovviamente, però nella nostra storia personale è qualcosa che noi abbiamo fatto nostro fin dall'inizio, quindi ci viene in qualche modo naturale non stimolare troppo le pazienti, perché pensiamo che alla fine la qualità ovocitaria e la qualità degli embrioni prodotti sia in qualche modo legata anche a un equilibrio ormonale più sano, a un equilibrio ormonale durante la stimolazione meno forzata. Ecco, questo è quello di cui discutiamo continuamente ormai nei nostri incontri, in maniera anche un po' ripetitiva forse. Che ne pensi, Claudio? No, sì, sì, assolutamente sì, ma soprattutto mi ha colpito il fatto dell'aumento dei ROS quando ci sono tanti follicoli che si sono sviluppati e invece poco nel singolo follicolo, al punto che mi chiedo, ma non sarà il caso di fare insomma un po' di più fecondazione in vitro senza stimolazione con un unico follicolo, tanto più che dobbiamo andare al single embryo transfer, quindi non è che poi alla fine chissà che cosa andiamo a ledere, no? Che, insomma, se la natura ha fatto sì che tutto si concentri su un solo follicolo, beh, insomma, tentare di imitare la natura forse non è troppo sbagliato. Ecco, questo è il mio pensiero. Posso fare un commento io? Io posso fare il si sente malissimo. Allora, il dottore Achille Bonici è una persona che Franco si sente malissimo, non si capisce molto bene quello che dice, vai a tratti. Perché devono chiudere i microfoni quelli che non parlano. Allora, il dottor De Dominicis, che è uno che ha fatto la fecondazione assistita a Bologna, a parte all'Aquila, insomma, conosce l'argomento. Abbiamo detto che la soluzione del futuro è creare un collante tra i centri e i ginecologi di base, che possono essere quelli consultoriali e anche quelli ospedalieri. Ma al dottor De Dominicis, che lavora in un nosocomio nel Reatino, volevo chiedere, ma il ginecologo del nosocomio del Reatino, di questo argomento insulino resistenza, alimentazione per il miglioramento della fertilità, no, non parlo di lui, parlo degli altri che l'argomento... Quanto ne sa di questo argomento? Quanto si preoccupa di queste cose?
Beh, questa è una domanda interessante, perché comunque la sindrome dell'ovaio policistico è una sindrome oscura, ma per tanti, considera che siamo ancora tanto attaccati ai criteri di Rotterdam e la maggior parte dei colleghi fatica a interpretare una MH e a metterlo in relazione magari a quella che è l'evidenza di una sindrome dell'ovaio policistico. Allo stesso tempo, come dicevi tu, tanti farmaci e tanti integratori molto più sdoganati si fa fatica a utilizzarli, spesso anche perché vengono utilizzati off-label. Pensiamo alla metformina, una metformina di cui noi abbiamo la fortuna di conoscerne gli effetti benefici, ma che anche in gravidanza per alcuni c'è tanto timore. Se andiamo ad analizzare lo spettro di attività della metformina, noi ne traiamo tanto giovamento. L'unica accortezza che dobbiamo avere è principalmente quella dell'attenzione alla salute renale, ma se non abbiamo problemi di gradini, la metformina è tanto ben utilizzata. Per quanto riguarda l'utilizzo e la conoscenza dei vari protocolli a livello ospedaliero, lo sappiamo tutti quanti, è un settore di nicchia, e questo anche per fortuna, diciamo, è un settore di nicchia. È interessante invece l'approccio, tra virgolette, olistico che vogliamo considerare, cioè consegnare a un centro di PMA una paziente in salute. Ma questo perché? Perché consegnare una paziente in salute per intraprendere un percorso di PMA, poi ci tornerà una paziente in salute in grado di intraprendere e portare avanti una gravidanza in salute, perché poi non dobbiamo mai dimenticare. Il passaggio successivo che sottopone il fisico a uno stress ancora più importante, tante volte, di quello a cui è sottoposto la stimolazione. Quindi... Bene, il presidente dottor Antonio Esposito, che vuole dire? Presidente, grazie. No, io voglio ringraziare tutti voi e fare complimenti poi ad uno per... Iniziando da Franco, mi è piaciuto tantissimo quando hai sottolineato la ripristinare l'ovulazione anziché indurre un'ovulazione nella paziente a rischio ovaio policistico, perché sappiamo tutti che l'ovaio policistico è una paziente da indurre con le contromolle e con molto 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 cautela. Per quanto riguarda invece Rinaldi, devo dire mi è piaciuto tantissimo quando, però è stato molto breve, ti sei poco approfondito sulla qualità. Finalmente parliamo di qualità ovocitaria. Fino ad oggi sembravamo tutti degli apache, parlavamo di riserva ovarica come quantità di SIU che dovevamo sterminare. Invece oggi finalmente parliamo di qualità. Bene, mi fa piacere, è eccezionale quello che hai detto, da approfondire tantissimo perché pochissimo conosciamo su quello che è il microambiente follicolare. Per quanto riguarda Cosetti, che devo dire? Bellissima la sua esposizione, e che l'alimentazione possa essere per noi un in più, un coadiuvante, un sinergismo con le nostre terapie. Eccezionale, va benissimo e condivido appieno, come condivido appieno quello che diceva il Piero sull'endometriosi l'alimentazione, sì, si è detto di tutto, si è detto di più, però è bellissimo perché mi hai dato un raggio di luce e di conoscenza che io non avevo, devo ammettere, la dieta chetogenica sul dolore, questa azione meravigliosa, e quindi praticamente è certamente da condividere le cose. Per ultima e non ultima, Maria Cira Gentile, devo dire è stato un lavoro difficilissimo al quale mi fregio di aver partecipato e collaborato, e è stato difficilissimo perché dall'inizio non trovavamo le provette, non riuscivamo a trovare le provette, si rompevano le provette, non avevamo i soldi per poter comprare queste benedette provette di vetro. E poi ne è uscito fuori questa cosa che avevamo già subodorato, cioè la presenza di inquinanti ambientali in
zone, così riserva, ecco, consentitemi ancora di sottolineare la riserva del follicolo, e aver ritrovato oggi il bisfenolo, ma io penso che se andiamo a cercare altri inquinanti ambientali ne troviamo di più, quasi più di mettere. Adesso dobbiamo solamente trovare, cercare di lavorare ancora per capire il meccanismo con il quale questi inquinanti ambientali alterano il microambiente follicolare. Un'ipotesi potrebbe essere quello dell'incremento della apoptosi delle cellule della granulosa, però, e non degli ovociti. Gli ovociti non cambiano di numero, non c'è una variazione del numero degli ovociti in queste donne, c'è una variazione sulla qualità degli ovociti di queste donne. Per cui praticamente c'è molto da lavorare, però ecco, uno spunto potrebbe essere questo. Vi ringrazio veramente tutti per aver partecipato e per aver portato delle conoscenze e a me delle novità che mi meravigliano sempre di più. Grazie. Io mi volevo solo dire una cosa rispetto a quello che ha detto il professor Lisi del coordinamento della SIRU tra ginecologo e centri, che il GIS di nutrizione che io coordino della SIRU si sta attivando per creare delle tips di educazione alimentare che siano divulgate a tutti i centri SIRU e a tutti i ginecologi, da poter divulgare ai propri pazienti, nonché dei questionari che ci permetteranno in qualche modo di integrare i pazienti in modo di poterli aiutare meglio. Quindi come GIS di nutrizione, da questo punto di vista, ci stiamo lavorando moltissimo, stiamo per uscire con questo progetto e siamo molto attivi per poter divulgare questo aspetto che sia particolarmente di aiuto. Bene, io direi che possiamo concludere, no? In tempo precisi, ore 19, e basta, ci siamo divertiti, ha funzionato a fasi alterne qui la linea, però arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera. A Franco, buonasera a tutti.